Procediamo quindi adesso all'installazione della distribuzione Light Ubuntu. Prima cosa da fare è scaricarla. Ora, quello che vogliamo fare noi per velocizzare il processo e che vi consiglio è di non scaricare il file ISO, perché se scarichiamo il file ISO poi dobbiamo avviare il processo di installazione e seguirlo. Andiamo a cercarci se esiste un'immagine di VirtualBox già pronta relativa alla distribuzione Light Ubuntu, per cui andiamo su, apriamo una nuova finestra del browser e digitiamo l'Ubuntu, ovvero Light Ubuntu VirtualBox Image. Ci rimanda a questo sito osboxes.org, dove ci sono molte distribuzioni già pacchettizzate come immagini e tra cui la nostra Light Ubuntu. Clicchiamo, attendiamo qualche secondo e come si osserva abbiamo varie versioni di Light Ubuntu, tra cui questa qui, la 19.04, che è l'ultima, una delle ultime, e abbiamo la possibilità di scaricare un'immagine già pronta per VirtualBox e per VMware, in questo caso VirtualBox, e clicchiamo su Download. Poi ci vengono indicati username e password, a noi poi servirà nello specifico la password. Per cui la scarichiamo, io l'ho già scaricata e dovrebbe essere qui da qualche parte, questa è Zero Shell, credo sia questa, eccola qui, ok, questa qui, ho già effettuato la decompresso il file, per cui adesso l'andiamo, quindi adesso me lo danno disponibile perché avevo già effettuato una precedente installazione, per cui cancello questa cartella, tasto destro, estraggo il tutto nuovamente. L'immagine è circa 1 GB, però questa distribuzione richiede veramente poche risorse in termini di RAM. Credo che la configurazione minima consigliata sia 512 MB, ma anche 1 GB, cioè 1 GB è comunque meglio, così da evitare dei fastidiosi rallentamenti. Attendiamo ancora qualche secondo che venga completato il tutto. Ok, ci siamo. Clicchiamo. E ok, adesso abbiamo la nostra immagine. Per cui andiamo su VirtualBox. Andiamo su Machine New. Diamogli come nome Light Ubuntu, quindi l'Ubuntu. Lasciamo pure Ubuntu 64 bit, lasciamo di default, next. Ci viene già consigliato 1 GB, per cui va bene, next. Ora dobbiamo dirgli di utilizzare il disco già presente, per cui clicchiamo su Use an existing virtual hard disk file e impostiamo quello che ci siamo scaricati. Quindi add Light Ubuntu open, lo scegliamo e clicchiamo su Choose. Perfetto. Semplicemente create. Adesso andiamo a modificare l'adattatore di rete perché a noi interessa il secondo adattatore. Ricordiamoci che appunto dobbiamo mettere in comunicazione l'interfaccia LAN in Zero Shell con questa, con l'interfaccia di Light Ubuntu, e ricordiamoci che stiamo quindi utilizzando il secondo adattatore, ovvero questo qui. Per cui andiamo su Settings, andiamo su Network, di default è su NAT, a noi non ci interessa, andiamo su Host Only Adapter e il secondo è quello che ci interessa, il 2. Bene, a questo punto possiamo cliccare su OK e possiamo già avviare la macchina, per cui clicchiamo su Start, riduciamo icona. Ricordiamoci che abbiamo un DHCP server attivo su questo virtual adapter, di conseguenza l'indirizzo IP dovrebbe essere assegnato automaticamente. Per cui nel prossimo video iniziamo, adesso attendiamo l'avvio di Light Ubuntu e poi nel prossimo video andiamo a verificare se l'indirizzo IP è stato correttamente assegnato e poi andiamo a interagire con Zero Shell e pfSense.